Vent'anni fa, esatti, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet emozionavano il pubblico di tutto il mondo come protagonisti di una delle storie d'amore più amate di sempre nel film Titanic. Chi non ha dimenticato la struggente passione di Jack e Rose avrà sentito un sussulto al cuore nelle ultime ore, quando sono diventate letteralmente virali le foto che testimoniano la reunion dei due divi, immortalate dai paparazzi insieme a Saint-Tropez, in Francia, nella villa di lui. Leonardo e Kate sono stati fotografati in piscina in costume da bagno in atteggiamento molto confidenziale e hanno passato del tempo insieme prima di una cena di beneficenza organizzata dalla fondazione dell'attore in cui entrambi si sono messi all'asta. E in molti si chiedono se, a distanza di tanti anni, stia nascendo del tenero tra loro. Ebbene, i più romantici farebbero bene a rassegnarsi. Forse non tutti, infatti, sanno che DiCaprio e la Winslet sono uniti da una profonda amicizia, che getta le basi proprio nei tempi in cui recitarono insieme sul set di Titanic. I due hanno recitato successivamente in Revolutionary Road, ma il rapporto va ben al di là del mero sodalizio professionale. Tra me e Leo non c'è mai stata una storia d'amore, lo so che tutti sono convinti del contrario, disse lei tempo fa, c'è solo una grandissima amicizia, avallata dal fatto che lui mi ha sempre visto come un ragazzo e non come una ragazza. Non lo sono mai stata in quel senso, per lui. Lo dimostra il fatto che, dopo l'Oscar vinto nel 2016 dopo tanti tentativi andati a vuoto, lui corse subito ad abbracciare proprio Kate. Chi se ne frega.